luogo di egoismi e altruismi, di tensioni tra ragione e passione, ma anche di scoperta di valori e ideali. Tutto questo si muove sotto il tetto di ogni casa in cui vive una famiglia. Il problema attuale è che la cultura del provvisorio, dilagante nella società occidentale, ha reso liquidi riferimenti una volta ben definiti, con il risultato che soprattutto il rapporto uomo-donna, i ruoli di entrambi nel contesto della coppia, l'idea stessa di matrimonio, tutto viene da tempo sistematicamente aggredito e smontato dagli ideologi di modelli di famiglia alternativi. Un'analisi che Papa Francesco ha condotto all'inizio della settimana, aprendo in Vaticano il convegno interreligioso dedicato alla complementarietà tra uomo e donna. La complementarietà assume molte forme poiché ogni uomo e ogni donna apporta il proprio contributo personale al matrimonio e all'educazione dei figli. La propria ricchezza personale, il proprio carisma personale, e la complementarietà diviene così di una grande ricchezza. E non solo è un bene, ma anche bellezza. Di fronte ai 400 esperti da tutto il mondo, con rappresentanti di 14 religioni, Papa Francesco ha notato come, sventolando la bandiera della libertà, i promotori di questa rivoluzione nei costumi e nella morale hanno portato devastazione spirituale e materiale a innumerevoli esseri umani. E la crisi della famiglia ha finito per causare una crisi di ecologia umana, per cui oggi anche i nostri ambienti, ha detto, sono a rischio. La famiglia rimane al fondamento della convivenza e la garanzia contro lo sfaldamento sociale. I bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva. Perché la complementarietà, ribadito Papa Francesco, è stata pensata da Dio come armonia e nonostante l'epoca che teme i rapporti duraturi, l'impegno definitivo nei confronti della solidarietà, della fedeltà e dell'amore fecondo risponde ai desideri più profondi del cuore umano. Si deve evitare allora, ha concluso, di cadere nella trappola del recinto ideologico. La famiglia è prima di tutto un fatto antropologico e dopo un fatto sociale e di cultura. Non si può parlare oggi di famiglia conservatrice o famiglia progressista. La famiglia è famiglia, ma non lasciarvi qualificare così di questo o di altri concetti, ma di natura ideologica. La famiglia è in sé, ha una forza in sé. In questo contesto mi piace confermare che a Dio piacendo, nel settembre del 2015, mi recherò in Filadelfia. Per l'ottavo incontro mondiale delle famiglie.